La Regione Toscana ha annunciato tagli importanti alla sanità e ovviamente c'è chi non ci sta. Ma dunque, queste notizie di possibili tagli, di possibile riduzione di servizi, di possibile commissariamento, sembrano, diciamo, in questo momento dove la pandemia ancora non è finita, ovviamente non possiamo parlare di riduzione di servizi andando ad incidere sul bilancio della regione. Le spese che sono dovute alla pandemia, ovviamente sia quelle passate che quelle presenti e quelle future, ovviamente dovranno essere conteggiate fuori bilancio e spingere sicuramente questo le aziende sanitarie a, diciamo, a essere efficienti e ovviamente a eliminare gli sprechi e le inefficienze dove sono. C'è anche un direttore sanitario che è in scadenza a marzo, oramai siamo vicini. Sì, questo, diciamo, è un'altra cosa che va affrontata adesso, perché noi abbiamo da affrontare una serie di lavori dentro qui nel nostro ospedale e nel nostro territorio. Ci sono dei lavori in corso che coinvolgono tutto l'ospedale, il laboratorio di analisi, il ripristino dei reparti, l'oncologia, e più c'è da progettare l'ospice, da progettare il Modica, perciò c'è un sacco di lavoro. È chiaro che abbiamo bisogno di punti fermi, non è che possiamo arrivare a marzo e dice vabbè, il direttore generale non c'è, ora ne arriva un altro, che magari ci vogliono 7-8 mesi prima che inquadri la situazione, perciò questa è una decisione che va presa oggi. Ecco, voi come Calcit siete sempre molto propositivi e costruttivi allo stesso tempo, perché sabato mattina avete fatto un'operazione di pulizia all'esterno del centro oncologico. Sì, questo, ecco, questo con i tagli non c'entra niente, perché questo è un fatto di, diciamo, di efficienza. Io penso che ci sia un ufficio che si occupa della manutenzione esterna del nostro ospedale, e noi è da tanto che abbiamo detto che di fronte al centro oncologico le pulizie non erano adeguate a quello che era appunto il reparto, perciò dopo averglielo detto tanto tempo abbiamo detto bene, ora lo facciamo noi, e sabato l'abbiamo fatto noi, i risultati si vedono, cioè qui non è che bisogna essere ingegneri o scienziati, ci vuole un po' di buona volontà e non possiamo neanche pensare che passano i mesi. Questo, noi abbiamo fatto un lavoro in 2-3 ore massimo, perciò bisogna, qui ecco, bisogna prendere chi è il responsabile di questo ufficio manutenzione e fargli capire bene come si fanno i lavori e i tempi che si fanno questi lavori.